Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del Ultimate Team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Borja Bastón versione Team of the Season, attaccante spagnolo dell'Eibar che ha ricevuto questa fantastica carta Team of the Season, è entrato nel Most Consistent Button Ever If grazie ai suoi 17 gol segnati quest'anno che l'hanno portato ad essere alla pari con Aduiz, il primo della classifica marcatori, senza contare i marziani dell'Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona. Guardiamo subito le statistiche sulla carta: abbiamo 70 velocità, 80 dribbling, 83 tiro, 40 difesa, 55 passaggio e 75 fisico. Rispetto alla sua versione non torso, cioè la versione 71, ha ricevuto un più 4 in overall, più 5 in velocità, più 15 in dribbling, più 10 in tiro, più 12 in difesa, più 7 in passaggio e più 10 in fisico, quindi davvero degli upgrade assurdi. Adesso passiamo con le statistiche in game: il 70 di velocità diventa 70 accelerazione e 70 velocità scatto. La velocità è diciamo un mezzo contro, perché mi aspettavo molto di più da questo 70, invece dimostra di essere abbastanza lento, però comunque diciamo si può passare solo perché è comunque un giocatore molto molto alto e non è il giocatore con il quale fare contropiedi. Passiamo adesso al dribbling: l'80 sulla carta diventa 76 agilità, 50 equilibrio, 86 riflessi, 82 controllo palla e 82 dribbling secco. Il dribbling è un contro, perché davvero, non so se forse è un problema mio, ma davvero non me ne saltava uno. Quindi dribbling un contro, mi aspettavo qualcosa in più. Però comunque questo dribbling può essere aggirato, un po' col dribbling con L2R2, sfruttando il suo fisico, riuscendo a saltare qualche giocatore. Passiamo adesso ai tiri: l'83 sulla carta diventa 86 piazzamento, 90 finalizzazione, 77 potenza di tiro, 71 tiri dalla distanza, 83 tiri al volo e 78 calci di rigore. Il tiro di questo giocatore è qualcosa di assurdo, soprattutto la finalizzazione, che è un pro, perché davvero lui, dategli la palla e vi farà quasi sempre gol. Mi ha fatto davvero una marea di gol e non me l'aspettavo, diciamo, che mi facesse tutti questi gol. Adesso dei valori difensivi non ci interessano, ma va citato il 99 di precisione di testa, che è un valore molto buono. Infatti con lui, come sapete, io non riesco a giocare su questo gioco, ve lo dico in quasi tutti i video, ma con lui un po' ci sono riuscito. Passiamo adesso ai passaggi: il 55 sulla carta diventa 55 visione, 43 cross, 52 punizioni, 63 passaggi corti, 50 passaggi lunghi e 68 effetto. I passaggi sono una mezza schifezza, c'è da dire, però non le inserisco tre contro, perché lui non è un giocatore con il quale fare passaggi, è il giocatore che va servito in area di rigore e serve soprattutto per finalizzare l'azione, diciamo, non per creare azioni. In più però il 68 di effetto è troppo basso, infatti non riuscite a fare dei gol al giro bellissimi, però comunque il tutto è compensato con la sua ottima finalizzazione, quindi anche a giro riuscire a segnare. Passiamo adesso al fisico: il 75 sulla carta diventa 66 elevazione, 69 resistenza, 85 forza e 59 aggressività. Il fisico molto buono è un pro di questo giocatore. In più questo giocatore ha 4 stelle debole, che sono anch'esse un pro, e 2 stelle skill, che sono un contro. Poi è un giocatore davvero molto molto alto, per la precisione 1,91, quindi diciamo grazie al suo tiro, al suo fisico, farà giocherete molto bene anche di testa. Adesso possiamo andare a fare l'epilogo di contro, dove troveremo finalizzazione, fisico e 4 stelle piede debole, 3 contro, dribbling, 2 stelle skill e velocità, che vedete da parentesi perché diciamo è un mezzo contro. Detto questo video può finire qui, il video lascerò un like, a commentare, a seguirci su tutti i nostri social, ed ecco, per lo staff del Ultimate Team è fedele tutto, ci vediamo in un prossimo video, bella!